In occasione della Giornata Mondiale della Terra, i bambini della scuola primaria di Vittorio hanno partecipato alla lezione di Plastic Food Project, progetto dell'artista umbertidese Pierluigi Monsignori, finalizzato a sensibilizzare la popolazione sul dovere di rispettare la terra e l'ambiente che ci circonda, con la speranza di lasciare un mondo migliore alle future generazioni. Un elemento dell'installazione di Land Art di Pierluigi Monsignori è stato quindi collocato nel giardino della scuola, dove Pierluigi Monsignori ha tenuto una lezione ai 350 bambini del plesso scolastico. È avvenuto che il risultato ce l'abbiamo alle spalle, un momento di contatto con la terra. Io ho chiesto ai bambini di mettersi seduti per terra e di mettere le loro mani a contatto con la vita, con la stessa vita che li ha generati, quindi la terra. Alla stessa maniera mi sono tolto le scarpe per essere come loro, ovviamente non potevo per altri motivi, e gli ho fatto toccare con mano quello che rappresenta l'inverso, cioè l'inverso che noi generiamo è proprio questa cosa qui che ho portato, che è una delle mie installazioni. L'esperimento credo che sia riuscito e lo vedremo soprattutto sulla base anche degli elaborati che i ragazzi riusciranno a tirare fuori da quello che hanno recepito. Credo che sia fondamentale oggi un ritorno alla natura e non solo. Non possiamo più permetterci una società del compregetta, cioè non possiamo più permetterci di sprecare risorse per alimentare un usa e getta di prodotti di packaging derivati dall'alimentazione e da non solo.